C'era una volta una piccola bambina. Questa bambina indossava sempre un cappuccio rosso. Per questo tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. La piccola bambina con il suo cappuccio rosso iniziò il suo viaggio verso la casa di sua nonna. Non lasciare mai il sentiero dei conigli, amore mio! Le raccomandò la madre mentre lei usciva. Cappuccetto Rosso camminava nella foresta mentre intonava allegre canzoncine. Mi domando perché la chiamino la via dei conigli. Non ho visto nessun coniglio. Cappuccetto Rosso arrivò su un sentiero pieno di fiori, dove vi erano tanti tipi di fiori colorati. Dovrei raccogliere qualche fiore per la nonna, le fanno molto piacere. Mentre Cappuccetto Rosso raccoglieva i fiori, non si accorse che stava abbandonando il sentiero. In quel momento sentì un suono provenire dai cespugli. E improvvisamente le si avvicinò il grande lupo cattivo. Cappuccetto Rosso fu così spaventata che quando vide il lupo, dalla paura fece cadere il cestino che portava con sé. Il lupo si avvicinò e raccolse i biscotti che erano caduti dal cestino e li restituì a Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso fu sorpresa da questo gesto inaspettato da parte del lupo. Grazie molte! Dove sei diretta, bambina cara? Alla casa della nonna, quella gialla alla fine della foresta. Sta male, così io le porto dei biscotti e delle erbe medicinali. Davvero? Comunque puoi chiamarmi Cappuccetto Rosso, come fanno tutti gli altri. Sarò il primo ad informare la cara nonnina del tuo arrivo, così potrai continuare a raccogliere fiori. In quel momento, il lupo udì un colpo sparato dal fucile del cacciatore e scappò via veloce come il vento. Cappuccetto Rosso si guardò intorno per un momento e scoppiò a piangere, capendo di essersi persa. Sentendola piangere, il cacciatore si avvicinò e le chiese: che ci fai qui tutta sola nel bosco, piccola bambina? Lo sai che è molto pericoloso? Io sono alla ricerca di un lupo cattivo che sto cacciando da molto tempo! Cappuccetto Rosso si vergognò moltissimo, dato che aveva abbandonato la via dei conigli che le aveva consigliato la madre. Così decise di non dire al cacciatore di aver visto il lupo. Beh, ecco, stavo portando dei biscotti alla mia nonna malata che vive alla fine della foresta, ma mi sono persa. Poverina, lascia che ti accompagni io allora. Si incamminarono insieme. Ma in quel momento, il lupo prese una scorciatoia e arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta. E la nonna rispose da dentro. Chi è? Il lupo cambiò voce. Sono io, nonna! Cappuccetto Rosso! Ti ho portato biscotti ed erbe fresche dalla foresta! La porta è aperta, mia cara! Entra pure! Il lupo sghignazzò e aprì la porta aperta. Poco dopo, anche il Cappuccetto Rosso ed il cacciatore arrivarono a casa della nonna. Ora vai, bambina! Sbrigati a prenderti cura della nonna! Il cacciatore decise allora di ritornare sui suoi passi. Cappuccetto Rosso bussò alla porta. E la nonna rispose: chi è? Sono io, nonna, Cappuccetto Rosso! La porta è aperta, mia cara! Entra pure! Cappuccetto Rosso esitò per un momento. Perché la voce che aveva sentito era diversa da quella di sua nonna. Si ricordò poi che la nonna era malata. La nonna avrà quella voce probabilmente perché sta male. Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. Il lupo, vestito con gli abiti della nonna, completo di cuffia ed occhiali, giaceva sul letto.
Aveva anche chiuso le tende, rendendo la stanza così buia che lei non lo riconobbe. Ti ringrazio, tesoro. Hai fatto tutta questa strada soltanto per portarmi del cibo. Avvicinati così che posso abbracciarti. Vieni, tesoro. Avvicinati pure. Cappuccetto Rosso lasciò il cestino sul pavimento e non si avvicinò molto al letto, perché la nonna sembrava diversa. Perché hai le braccia così lunghe, nonna? Per abbracciarti meglio, tesoro mio. E perché hai le orecchie così grandi? Ma per sentirti meglio, tesoro mio. E perché i tuoi occhi sono così grandi? Così posso vederti meglio, tesoro mio. Perché i tuoi denti sono così aguzzi? Così posso mangiarti meglio, tesoro mio. Il cacciatore sentì le urla di Cappuccetto Rosso. Aiuto! Aiuto! E corse subito verso la casa, spalancò la porta e colpì subito il lupo. Ti ho finalmente acciuffato, brutto lupo cattivo! Sei in mano mia ora! Il cacciatore aprì la pancia del lupo e salvò la nonna. Grazie per averci salvato, signor cacciatore! Di nulla, piccola! Ma promettimi una cosa importante: di non disubbidire mai alla mamma! E con molto appetito, la nonna mangiò tutti i biscotti che Cappuccetto Rosso le aveva portato. E con le erbe prepararono un tè e si sentì subito meglio.